Da ormai un paio d'anni per noi l'apertura rappresenta un chiodo fisso che ci assilla costantemente i pensieri dagli inizi di ottobre fino alla fine di febbraio. Puntualmente le nostre aspettative vengono però deluse dal cattivo meteo e dalle condizioni avverse dell'ambiente in cui decidiamo di affrontare questa giornata che attendiamo con tanta, tanta ansia. Come dice il detto, squadra che vince non si cambia. E quindi, per questo motivo, abbiamo deciso di fare l'apertura nell'esatto spot dell'anno scorso. Dovete calcolare che per noi erano circa 2 ore di macchina tra una cosa e l'altra, considerando le pause intermedie. Dopo una notte insonne tra emozioni, preparare l'attrezzatura, alle 5 e un quarto ci siamo ritrovati in macchina. Dopo una colazione in uno dei tanti bar appenninici che sono spettacolari, soprattutto quando arrivi lì col freddo, entri nel bar e ti fai il cappuccino con la brioche, è qualcosa di spettacolare. Ripartiamo e ogni 10 minuti la nostra ansia saliva, saliva sempre di più, appunto per la curiosità e la speranza di poter pescare, poter fare un'apertura come si deve. Tutti questi dubbi sono andati a scomparire quando siamo arrivati sul ponte dal quale si poteva intravedere il torrente. Abbiamo visto che le condizioni erano perfette. Volevo fare un lancio. Ecco, qua presi la prima secca. Lì dove c'è la corrente presi una secca l'anno scorso. Microscopio. La segge, no, metti una segge tua, quelle belle grosse. Magari se Questa bevono. è grossa, eh? Questa è grossa. Sì? Quanto? Vabbè, ora me la prendo. Se no vai di mosca di treno. Cos'è una bollata? No, credo che siano Gocce. gocce, credo qua. Se no ti la perdi più. Bel cast. Bellino sto magari, del buon sacco. Sì? Ormai è già passato un anno da quando abbiamo iniziato il nostro meraviglioso viaggio all'interno di quella che è la pesca a mosca. Questo mondo ci sta appassionando talmente tanto che abbiamo deciso di puntarci addirittura uno dei giorni più importanti dell'anno per noi, appunto, il giorno dell'apertura. Forse è stata proprio questa la nostra condanna, ancora troppo acerbi per affrontare simili condizioni con soltanto l'attrezzatura da mosca. Siamo rimasti veramente delusi da ciò che poi è stata in sé la giornata.
questa esperienza che ci siamo pentiti di non esserci portati dietro lo spinning, che magari avrebbe potuto svoltarci la giornata. Quindi dopo l'ora di pranzo, che tra l'altro volevamo farci sekebon e non ha funzionato il fornellino perché ci avevano venduto una bombola sbagliata, con un attacco sbagliato, quindi cosa non fare, cosa fare, cosa non fare, abbiamo detto, oltre a quello conosciamo benissimo un altro spot che avete già visto forse in addirittura due o tre video, e quindi anche se c'erano altre praticamente 2 ore di macchina, con un po' di amaro in bocca e un po' di paura di non farcela in tempo, abbiamo iniziato il viaggio verso quello che è stata magari una piccola svolta in questa giornata catastrofica. E ora? Scusa? Aspetta, c'è un pochino, no? Faccio gli alberi. Bella però. Per lo meno è scappottato. Ora le parre. Non vuoi la fare? Ma no. Ho registrato la dopo qui. Non dovrebbe essersi fatta nulla. No. Grazie, bro. Bella? Sì. Grossa? Bella. E ora? Boia cane quanto tira. E ora sta? Boia cane quanto tira. È aperta? È belloccia. Ti raggiungo. Eh? Ti raggiungo. Traslavo, tira sulla roba, la canna è forte. Non te la posso portare. Io però. Ci siamo spostati letteralmente a dove eravamo stamani. Valle opposta. Però è un posto che conosciamo e effettivamente i suoi risultati li dà. Tommy l'ha già preso un'altra, l'avete vista in video probabilmente. Sì. E io ora sotto un ponte ho preso lei, che non è per niente brutta. Guardate che bel pesce. Poi ora ha cambiato colore, però era veramente scura prima. Ora facciamo qualche fotina e poi rilascio. Si rilascia la signorina, ultimo sguardo e poi si rilascia. Ed eccola che va via. Questo posto non delude, ragazzi, c'è poco da fare. Tornati a casa sì con lo scappotto, ma allo stesso tempo con un grande senso di amaro in bocca, abbiamo già iniziato a programmare quella che poi sarebbe stata la nostra rivincita. La settimana è passata tale quale a quella precedente, perché le condizioni non sono assolutamente migliorate, il meteo ci continuava a andare contro e purtroppo eravamo impotenti davanti a quella situazione. Abbiamo passato tutti i giorni a studiare numerosi spot che potevamo... su cui potevamo ripiegare, ma nessuno di questi si salvava dalle condizioni avverse e alla fine si torna sempre dove si è stati bene. Quello che ci siamo trovati davanti è esattamente quello che ci siamo trovati davanti la settimana prima. Il torrente in condizioni praticamente perfette, con una portata giusta, che comunque non ci ha dato pochi problemi a muoverlo perché è letteralmente dentro un canyon e di conseguenza bisogna saltare dai sassi all'altro, arrampicarsi sugli alberi, fare Tarzan con le liane. Però stavolta non ci siamo fatti fregare come la scorsa e invece della mosca ci siamo portati lo spinning, la tecnica che poi si sarebbe rivelata perfetta per quello che vedrete dopo. Ultima cosa prima di lasciarvi alle clip più interessanti: vi vogliamo ricordare di iscrivervi al canale, commentare, condividere e di lasciare like a questo video che per noi è stata letteralmente un'odissea.
Buonasera signore, siamo qui da una mezz'oretta buona. Un'ora, sì. E stiamo pescando in questa buca qua. Potete vedere c'è anche molta corrente. E alla fine, l'ultimo lancio tra l'altro, è uscita lei. L'ultimo lancio della buca, eh? Sì, sì, l'ultimo lancio della buca. Guardate che splendido animale. Io ce l'ho fosse. Va bene. Cioè era recente. Era grande quanto la tua. Cosa? Non l'hai vista? Addirittura così? Io ho visto sì, la... Era così, eh? Era così. Mi ha dato una legnata in canna. Madonna, fra. Era messa, però era chiara, è vero? Sì, era chiara perché... Ha spanciato? Mi sembra abbia spanciato. Da dove usciva? A me da dietro. Vero? Sì, però... Ecco! Me la guadini? Me la guadini? Ce l'ho! Vai! Porco due! Ho registrato tutto! Incredibile, e in questa buca qua praticamente stavamo pescando a fine buca. Ale fa e praticamente il pesce esce da dietro e stavamo pescando praticamente paralleli. Sul prima va su quello di Ale, poi si sposta sul mio, ma nessuno dei due riesce a afferrarla. Continuiamo a provare per un paio di minuti e al secondo minuto, pom, botta in canna sotto riva col jerk, la vedete anche dalla ripresa. Col minnow, scusate. È uscito questo bellissimo maschio di protafaglio Atlantic, quello. Guardate il becco. Una 40? Se così piegato è 36, quanto sarà? 40, sì. 40.